Ladies and gentlemen, welcome to Royal Rumble! Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video di Royal Rumble. Oggi ragazzi siamo in un'arena differente rispetto al solito ed è inutile che io faccia misterioso perché avete già visto titolo e miniatura, quindi già sapete che siamo in un'arena a tema Pokémon. Dopo i recenti sviluppi della Pixelmon e la chiusura dello sviluppo della mod con moltissimo dispiacere da parte di tutti, mi sono messo l'anima in pace sul fatto che determinati Pokémon non li vedrò mai all'interno della Pixelmon. Ma esiste questa mod alternativa che ho già recensito l'anno scorso sul canale, che si chiama Pokécubes Mod. Una mod che non ha la qualità della Pixelmon mai nella vita, o almeno per ora non ce l'ha, ma contiene molti più Pokémon, arrivando addirittura alla sesta, settima generazione. Ragazzi, utilizzando questa mod, che ti permette di creare scontri tra Pokémon fuori dalla battaglia a turni classica, proprio mob che si picchiano, che se le danno in santa ragione, creeremo il primo torneo Royal Rumble con i Pokémon leggendari, Pokémon che nella Pixelmon non vedremo mai. Me l'avete chiesto in tanti di fare questa cosa, molti pensavano fosse impossibile e invece eccoci qui. Ragazzi, se vi piace l'idea lasciate un like perché magari potremo portare altri video di questa sottoserie di Royal Rumble in futuro e magari la butto lì. Vi piacerebbe una serie proprio sulla Pokécubes, visto che la Pixelmon non verrà più sviluppata e quindi in futuro magari si potrebbe fare qualcosa di diverso? Fatemelo sapere nei commenti, usate l'hashtag Royal Rumble per suggerire altri argomenti per i prossimi video. Detto ciò, ragazzi, oggi faremo sfidare tra di loro dei Pokémon, fregandocene del tipo, delle mosse, anche perché una volta spawnati saranno loro a fare tutto il resto. In questo torneo di 8 Pokémon andremo a far sfidare tra loro le coppie di leggendari delle ultime generazioni. Quindi dalla quarta generazione avremo Dialga contro Palkia, poi avremo Reshiram e Zekrom, Xerneas e Ivelthal e infine Lunala e Solgaleo. Cosa strana è che ci sono dei Rattata morti in campo, perché prima c'erano uno zombie che a quanto pare li ha mangiati. Comunque, come funzionerà questo primo match? Siamo in una fase, diciamo, beta di questa sottoserie. Me la dovrò studiare meglio in futuro sicuramente. Comunque, il trucchetto che ho pensato per fare questi match è di spawnare i due Pokémon. Inizieremo da Palkia, spawnato ovviamente a livello 100, che andremo a catturare con la Master Ball. Eccoci qua. Dall'altra parte andremo invece a spawnare Dialga, che rimarrà sempre a livello 100, ma questa volta selvatico, e in questo modo riusciremo a far combattere i due. Quindi ragazzi, andiamo a lanciare il nostro Palkia contro Dialga e partono, si fanno subito malissimo. E, mio Dio ragazzi, sono tipo velocissimi. Devo trovare un modo per rallentare sensibilmente la battaglia. Vediamo che cosa è successo dalla chat anche. Si sono dati un sacco di colpi, come vedete. Dialga è andato di cattiveria solo di forza antica finché non ha tirato giù Palkia. Mamma mia. Quindi Dialga stravince questa partita. Tra l'altro avete notato che vince il Pokémon selvatico. Quindi il catturare il Pokémon non dà alcun vantaggio. Non cambia niente se è mio o se è quello selvatico. Sono totalmente alla pari due Pokémon, poi ovviamente conteranno le mosse, il tipo, le abilità e tutte queste cose che però sono soggettive del Pokémon. E per dire, le mosse vengono randomizzate in base ai possibili moveset che può avere. Quindi effettivamente per il momento andiamo a catturare anche lui, in modo da tenercelo. Sicuramente ci sarà bisogno di studiare più approfonditamente questo sistema di battaglie, che è troppo rapido, mio Dio, rallentatelo. Ma andiamo ora con il secondo scontro. La coppia di leggendari in questione saranno Zekrom e Reshiram, o Reshiram, vale a dire, i leggendari di quinta generazione. Che belli che sono Zekrom e Reshiram, sono davvero due leggendari bellissimi. Anche l'estetica dell'arena in sé la dovrei migliorare, magari trovare un'arena un po' più carina, ma ci lavoreremo. Ragazzi, Reshiram contro Zekrom. Chi sarà il drago vincitore? Lo scopriremo subito tirando il nostro Pokémon contro Reshiram e sono partiti. Reshiram prende il primo colpo, ribatte, sembra recuperare e ragazzi, sul finale a quanto pare Reshiram riesce a tirare giù il nostro Zekrom. È stato tutto velocissimo, sembrava avvantaggiato per un momento, stava facendo davvero male a Reshiram.
possiamo vedere che Zekrom, intanto guardate quante mosse hanno simulato in questo poco tempo, cioè capite quando vi dico che è troppo veloce. Zekrom andava di Thunderbolt, Reshiram un po' ha cambiato mosse, mentre Zekrom Thunderbolt sempre. Quindi Reshiram un po' sperimentato finché ad un certo punto ha incalzato dandogli delle mosse una dietro l'altra a rigirare il match in qualche modo, a passare questo turno. Ovviamente essendo un torneo bisogna considerare una parte di randomicità in questi incontri. Non è detto in maniera assoluta che Reshiram sia più forte di Zekrom. Magari ripetendo il match andrebbe diversamente, tant'è che Zekrom all'inizio sembrava anche avvantaggiato. Però noi dobbiamo andare avanti. Andremo avanti spawnando questa volta Xerneas, quale andremo a catturare, e poi un bellissimo Hyveltal, entrambi di livello 100, per vedere chi sarà il più forte della sesta generazione tra le coppie di leggendari per il momento. Magari in futuro, se vi piace l'idea, potremmo proporre anche gli altri leggendari che stiamo momentaneamente escludendo. Quindi ragazzi, andiamo a mandare il nostro Xerneas contro Hyveltal, che se la sta volando via. Partono, e madonna però che velocità! Non posso neanche commentare, devo mettere il rallenti a ogni battle. Probabilmente faremo così, metterò il rallenti. Abbiamo visto che Xerneas ha usato oltraggio mentre Hyveltal faceva attacchi dall'alto con Sky Attack. Due attacchi sono bastati per buttare giù Xerneas. Tra l'altro notare che il sistema di turni non prevede turno da una parte e dall'altra, ma c'è una componente anche di velocità, suppongo, che permette a un Pokémon di attaccare più di una volta consecutivamente. Quindi Hyveltal passa il turno. Ragazzi, io vi dico solo una cosa: stanno vincendo solamente i Pokémon avversari, quelli non catturati. Non fatevi strane idee, perché quando ho fatto i test vincevano solamente i miei Pokémon, quelli che catturavo, e tipo solamente in un caso aveva vinto quello selvatico. Adesso è tutto il contrario, quindi non lo so. Comunque non dipende da questo, è solamente un caso. Andiamo quindi a spawnare Solgaleo, che andremo a catturare. Quindi lui farà parte del mio team momentaneamente, mentre Lunala sarà il Pokémon avversario. Vi prego, non shottatevi all'istante, datemi il tempo di parlare. Facciamo uscire quindi Solgaleo contro Lunala. Ragazzi, colpisce Lunala, continua a colpire Lunala che gli va contro ma non riesce a batterlo, e Solgaleo tira giù Lunala, che usava la mossa Dream Eater ma non era abbastanza efficace contro il nostro Solgaleo, che invece con Metal Testata, proprio ha spammato solo Metal Testata, è riuscito a furia di testate a tirare giù Lunala. E in questo caso, come vi ho detto, abbiamo visto che anche il Pokémon catturato può vincere, quindi non dipende da quel fatto lì. Non c'entra nulla se il Pokémon sia catturato o meno. Quindi abbiamo come Pokémon passati alle semifinali Dialga, Reshiram, Hyveltal, Solgaleo. Ve lo aspettavate? Io non so cosa dire, perché effettivamente sono tutti Pokémon super forti. Se dovessi tifare per qualcuno, oddio, non lo so, forse tra questi lo stesso Hyveltal mi fa più simpatia. Non ve l'ho chiesto, voi per chi tifavate già da prima? Secondo voi chi vincerà invece il torneo? Quindi prima semifinale sarà Dialga contro Reshiram. Andiamo a mettere uno contro l'altro Pokémon di diverse generazioni, in questo caso perché abbiamo già i vincitori delle varie coppie. Spawniamo quindi Dialga, che essendo il primo sarà quello a essere catturato e proposto dal mio lato. Lanciamo il nostro Dialga contro Reshiram. Sono davvero curioso di vedere. Oddio ragazzi, oh mio Dio, Dialga, Dialga fa malissimo con il suo Dragartigli. Ragazzi, qua se l'è giocata bene, perché Reshiram usava Morso, Dialga andato di Dragartigli. Reshiram è anche di tipo drago, quindi era, come dice la chat stessa, super efficace. E praticamente con due mosse, sì, si direbbe esattamente due mosse, Dialga, il leggendario del tempo, fa fuori Reshiram. Non solo velocemente, perché gli incontri sono super rapidi, ma proprio per una sua caratteristica personale. È stato super veloce davvero. Potremmo provare a fare un cambio in corsa, ragazzi. Voglio vedere, se io cambiassi il livello dei Pokémon mettendo 50, risulterebbe meno OP la battaglia e magari più equilibrata. Non so quanto potrebbe cambiare, ma facciamo questa prova andando a vedere contro Hyveltal e Solgaleo. Non cambiano i valori visti in campo, perché alla fine, avendo lo stesso livello i due Pokémon, sono totalmente alla pari. Però voglio fare questa prova anche per il futuro. Quindi andiamo a spawnare Hyveltal, che andiamo di nuovo a catturare. Andiamo a spawnare un Solgaleo di livello 50, ovviamente. Lanciamo il nostro Hyveltal e lasciamo che due Pokémon dalle versioni, diciamo, rosse, quindi Sole da una parte e Y dall'altra, si vadano a sfidare. Lanciamo il nostro Hyveltal e ho per sbaglio catturato Solgaleo. Questa cosa non la volevo fare. Ripeto, lanciamo la cosa giusta. Lanciamo Hyveltal contro Solgaleo, che non riesce a centrarlo. Mannaggia te. Ora si beccano e ragazzi, oh mio Dio,
Oh mio Dio, ma sono veloce a prescindere qua. La situazione è stata questa. In questo caso però si sono picchiati di santa ragione. Aiveltal subisce il cannon flash di Solgaleo e risponde con Nero Pulsar. Si sono spammati più o meno queste due mosse, 2 e 2, ma Aiveltal è stato più forte, rimane con 80 HP su 191 e passa direttamente alla finale. Quindi ragazzi, avremo ora una finalissima Aiveltal contro Dialga, il Pokémon per cui sto tifando. Per il momento se la sta cavando, e visto che tifo per lui, e visto anche che è inutile mettere il livello 50, possiamo tenere benissimo il livello 100, quello che catturerò tra i due per simpatia sarà proprio Aiveltal, ma vi ripeto, non muta in alcun modo il funzionamento della battaglia. Quindi andiamo a catturare Aiveltal livello 100. Devo usare gli altri, ma almeno questo è totalmente curato, non ho voglia di usare l'healer. Andiamo ora a spawnare il nostro Dialga livello 100, ragazzi. Bam, facciamo partire la battaglia tra il nostro piccolo Aiveltal volante e questo colosso di un Dialga che è uscito davvero enorme. Vediamo chi avrà la meglio. Partiamo e non riesco a beccarli, mannaggia voi. Dai, beccatevi, iniziano subito a combattere. Se le danno, Dialga sembra ricevere più colpi rispetto a Aiveltal, è molto più equilibrata, e alla fine Dialga riesce ad abbattere Aiveltal rimanendo con quanti HP? Non lo posso sapere perché in questo caso non l'ho catturato, quindi catturiamolo al volo e vediamo che è rimasto con 190 HP su 320. Malgrado il nostro povero Aiveltal all'inizio sembrasse effettivamente avvantaggiato. Peccato, peccato davvero, ma devo dire che Dialga se l'è cavata davvero alla grande. Ha battuto avversari davvero forti e si conferma in questo modo il Pokémon più forte, non in assoluto, ma più forte di questo torneo per una serie di motivi. Quindi ragazzi, questa è stata una prova di Royal Rumble con i Pokémon usando la Poké Cubes mod, perché questa non la Pixelmon, vi ripeto, questa ci permette di fare scontri fisici e non a turni, quindi non condizionati da me, ma sono totalmente random, e quindi è più corretto. In più ci propone una serie di Pokémon che nella Pixelmon mancavano e che non verranno mai aggiunti dato che il supporto alla mod è terminato. Considerate questo video come un video in beta, una prova. Potremmo fare sicuramente tornei migliori una volta capito come settare meglio le battaglie per renderle quantomeno meno veloci nell'alternarsi dei turni. Sarebbe sicuramente interessante vedere una sfida con gli altri leggendari oppure tra i mega Pokémon. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se questo video o comunque questa idea vi è piaciuta o meno. Detto ciò ragazzi, abbiamo il nostro campione per oggi. Io direi che ci possiamo salutare. Ci vediamo presto con altri video. Quindi un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti. Wow!